Arriva un'anticipazione shock su una delle soap opera più amate dal pubblico italiano che segue la programmazione di Mediaset. Nelle prossime puntate di Una vita, il pubblico assisterà a qualcosa che non era mai successo prima. Il personaggio di Javier Velasco farà una richiesta sconvolgente, che farà rabbrividire tutti. Una vita, spoiler, la richiesta shock di Javier Velasco in base alle anticipazioni trapelate nelle ultime ore, nelle prossime puntate di Una vita il pubblico assisterà all'alleanza stretta tra il personaggio di Javier Velasco e quello di Genoveva Salmeron. L'uomo, sempre più spietato, arriverà al punto di avanzare una richiesta davvero terribile a un altro personaggio molto amato di Una vita, si tratta di Laura Alonso. L'uomo, infatti, più che chiederglielo, la obbligherà a uccidere un uomo molto conosciuto all'interno delle dinamiche della soap. Continuate a leggere per scoprire di chi si tratta, anticipazioni Una vita, ecco chi dovrà uccidere Laura Alonso in base alle ultime indiscrezioni, pare proprio che il personaggio di Laura Alonso verrà costretta a uccidere un altro volto noto della soap opera da Javier Velasco. Il pubblico, nelle ultime ore, non fa altro che chiedersi di chi si tratti. Beh, vi sveliamo che il personaggio che rischia di uscire di scena da Una vita sia l'amatissimo Felipe Álvarez Hermoso. A un certo punto, infatti, Salmeron vorrà vendicarsi con Felipe, convinta di aver abortito a causa dei loro numerosi litigi, e per questo si metterà d'accordo con Javier Velasco. Successivamente, Javier chiederà a Laura di uccidere Felipe. Nel frattempo, Mendez sospetterà che Laura sia sottomessa ai due alleati e le offrirà un patto. A quanto pare, però, Laura rifiuterà la richiesta di Javier. Come reagirà a quel punto Velasco? Continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti sull'amatissima soap opera. E infine, grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante altre interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.